Ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, sono qui per presentarvi un nuovo gioco. Un gioco che mi è stata regalata la Key, si chiama Turmoil. Beh, devo dire che lo avevo sottovalutato, ed invece ragazzi sono rimasto veramente stupefatto, perché fa capire proprio come è possibile creare un gioco con cose veramente spicce, ma profondo, divertente. Si tratta della corsa alla ricerca del petrolio nel 1850 circa, quindi nel periodo quasi del Far West, dove ci vedremo nell'organizzare insomma l'estrazione dell'olio, del petrolio scusatemi, e quello anche di venderlo, con delle meccaniche veramente interessanti. Allora andiamo un attimo, lo trovate su Steam a 8 euro, quasi 9 euro, 8,99 euro se non sbaglio, veramente una cifra irrisoria, ma è un gioco veramente molto molto particolare. Iniziamo a giocare, facciamo una partita singola. Volevo fare una partita singola, poi magari facciamo le campagne. Faccio vedervi una abbastanza semplice: petrolio, rocce, qualche dinamite. Vabbè, ci sono vari scenari dove potete insomma, questo è quello più semplice. Iniziamo con questo, volevo farvelo vedere. Allora partiamo quindi mettiamo subito la pausa. Allora partiamo subito con spiegare di cosa si tratta. Noi praticamente siamo una sorta di azienda petrolifera, dobbiamo gestire questa l'estrazione di questo petrolio per poterlo vendere. Vedete questa Leftins e Rightins, queste due aziende che faranno oscillare il prezzo del petrolio in base alle vendite e all'acquisto, quindi proprio la legge della domanda e dell'offerta. Abbiamo varie funzioni, partiamo con 2000 dollari, abbiamo vari oggetti diciamo che possiamo utilizzare. Sulla sinistra vediamo uno scanner per poter andare a cercare il petrolio, perché noi saremo sulla superficie di questo di questa prateria insomma, che per adesso non c'è ancora niente, è partito il tempo, e possiamo comprare le tappe, vi faccio vedere, possiamo usufruire di questi animaletti e di varie persone proprio per cercare insomma approssimativamente dove si trova il petrolio. Vedete, è partita la nostra piccola talpa alla ricerca di un pozzo petrolifero, una parte dove possiamo estrarlo. Nello stesso progetto abbiamo fatto il rabdomante. Ah, qui vedi, ci chiama e dice probabilmente c'è qualcosa qui sotto. Molto bene, prima di iniziare a scavare io sfrutterei ancora altre buche, altre talpe, per poter cercare insomma qualcosa nel sottosuolo, perché una volta abbiamo trovato nel sottosuolo un qualcosa, dobbiamo in sostanza utilizzare una perforatrice. Ragazzi è una figata. Allora vabbè, iniziamo a scavare dove ha detto questo tipo qui, vedete? Iniziamo a scavare, ci costa 350 la perforatrice, quindi costa un botto. Iniziamo a scavare un pochino sotto, vediamo se iniziamo a trovare qualcosina, che non è detto, ecco qui, in effetti qui c'è qualche cosina, guardate. Possiamo arrivare fino a qui e iniziamo. Sembra anche abbastanza grande questo, siamo stati fortunati. Ok, sta iniziando a prendere il petrolio, come vedete lo tira su. E adesso dobbiamo semplicemente comprare una carrozza che ci trasporterà insomma il petrolio estratto direttamente nei punti vendita. Ecco, in questo qui lo vendono a 25, no, non ci conviene venderlo qui, senti, vendiamolo da quest'altra parte, la Rightins, che è a 69 centesimi al momento. Ok, nel frattempo, se l'estrazione è veramente, io direi di continuare con le talpe, se l'estrazione è veramente veloce, bisogna costruire una sorta di silo. Io adesso comprerei anche due di questi, perché così vediamo di riempire anche. Allora, visto che c'è questa, allora lo sfruttiamo qui. Perché lo sfruttiamo qui? Perché sotto già ho visto che ce n'è un'altra, quindi andremo da questa parte. Ecco, qui abbiamo la possibilità di comprare anche un silo. Un silo che possiamo comunque aggiornare. Come vedete, investiamo e lo ingrandiamo, insomma, lo rendiamo veramente molto più grosso, in modo che possiamo andare ad estrarre tutto quanto. Allora, abbiamo dedicato al momento uno per quanto riguarda la vendita,
ma io direi fermiamo le vendite, facciamo salire i prezzi, perché se noi non vendiamo petrolio, iniziamo ad accumularlo, il prezzo inizierà a salire proprio velocemente, in modo che possiamo, io direi, iniziamo a comprare anche un altro terzo cavallo e inizieranno a riempire, come vedete, questo silo. Allora, io direi di investire ancora in queste talpe, perché tanto il costo è irrisorio e possiamo cercare di fare il possibile per cercare altri pozzi petroliferi, perché noi non sappiamo dove. Questo è il gioco in sostanza, ma è molto molto carino, è quello di scovare tutti i pozzi petroliferi, diciamo queste sacche di petrolio, per poterle svuotare, quindi sarebbe veramente una cosa fantastica. Allora, adesso iniziamo a vendere, come vedete è salito di molto il prezzo, e inizio a venderne in modo che possiamo salire più velocemente. Allora, uno solo inizierà a portare dalla pompa al silo il petrolio, mentre altri due provvederanno proprio soltanto alla vendita. Come vedete sale il prezzo, così possiamo comprare altre cose. Possiamo anche usare un'altra trivella, ma in sostanza però se non la compriamo e sfruttiamo una diramazione, probabilmente possiamo anche risparmiare. Vediamo un po', se io facessi così, praticamente costa più di una trivella alla fine. Se io arrivassi qui, 400 me ne viene fuori di... questa è la fregatura, 451. Però poi dalla trivella dovrei comunque scendere sotto, quindi ok, mi conviene comunque scavare. La cosa bella negli altri livelli più avanzati, vedete la trivella come scava, è una figata. Negli altri livelli c'è anche la possibilità di trovare della roccia che non potete perforare, quindi va aggiornata la nostra trivellatrice con una punta in diamante, insomma, che possa forare anche altri materiali più resistenti. Come vedete adesso sfoceranno due, guardate, adesso si riempie molto più velocemente, quindi ne sfoceranno due per e riempiranno molto più velocemente il nostro silos, mi auguro. Ma questo qui è fermo, no, ok, quindi io direi di comunque uno andiamo a venderlo sulla Writings e per cercare di fare il possibile per andare a vendere il tutto e per tutto. Ok, ci arricchiamo un'altra talpa e sfrutterei anche un altro pozzo quasi quasi da queste parti. È impossibile che non ci sia niente da queste parti. Iniziamo a scavare qui, sì. Iniziamo ad andare sotto. Ok, vediamo cosa succede. Iniziamo ad andare sotto, perché dobbiamo il gioco è questo, è soltanto un anno, insomma, abbiamo il tempo per cercare di immagazzinare quanto più petrolio possibile e fare quanti più soldi possibili. Quindi saremo qui a cercare di sfruttare questi due pozzi molto velocemente. Compriamo anche un altro di cavallo, investiamo, al momento lo so, sta andando sotto, siamo a maggio, dobbiamo arrivare a dicembre, quindi abbiamo anche poco tempo, dobbiamo fare il possibile per andare, ok, due andranno a vendere e altri vanno a immagazzinare quello che è il petrolio che viene fuori da questo. Nel frattempo dobbiamo continuare a trovare altro petrolio. La nostra talpa sta andando, sta scavando come una forsennata, però vedo che non è che riesce più di tanto a trovare qualcosa di figo. Andiamo a scavare più in qua, vediamo un po' se siamo noi che riusciamo a trovare qualcosa. È interessante la meccanica, poi è rilassante. Oh, che culo, guardate qui quando si dice la fortuna, l'abbiamo trovato qualche altra cosina, quindi adesso cercheremo di svuotare anche quest'altro molto molto bene. Io in sostanza non so quanto ce ne possono essere, però è qualcosa di molto vantaggioso andare a cercare con le talpe, perché sono veramente economiche. Mentre il nostro rabdomante è molto approssimativo, ma abbiamo la possibilità anche di usare uno scanner che è fighissimo, tra l'altro, guardate, lo lasciate qui così, sale il prezzo e va ad aprirvi, guardate che scansione fa, cioè praticamente vi va a monitorare, vi farà vedere tutta quest'area, insomma, che cosa c'è. Però ovviamente costa un botto di soldi, noi siamo a giugno e dobbiamo cercare di guadagnare il più possibile, proprio detto in una maniera, io direi iniziamo a non vendere più niente, così che il prezzo possa salire, quindi riempiamo il nostro silos, abbiamo fermato le vendite, cerchiamo di estrarre il più velocemente possibile. Siamo a giugno, mancano praticamente 5 mesi a gennaio, dove finirà il gioco e si tireranno delle somme per capire cosa abbiamo venduto, cosa abbiamo guadagnato e via discorrendo queste cose qui. Allora, vediamo un attimino.
La grafica è semplice, è un gioco semplice, ragazzi, ma a me mi sta piacendo, è molto carino, anche se questo è il gioco singolo. Ma c'è anche la campagna, che tra l'altro avevo visto proprio nei video di Indie Gameplay. Andate a vedere, un ragazzo bravissimo, vi faccio vedere proprio la campagna. Un qualcosa che io inizierei una serie proprio su questo gioco, perché è veramente molto molto carino, secondo me. È veramente molto molto bello, è particolare, è divertente, veramente molto divertente. Allora, qui siamo veramente messi più o meno così, stiamo cercando di fare tutto il possibile, ma dobbiamo cercare di vendere il più possibile, dobbiamo far salire i profitti il più possibile. E vediamo un attimino, dobbiamo investire con un'altra carrozza, 150, però inizierà a riempire, vedete il Sios lo riesce a riempire molto più velocemente. Intanto i prezzi sono saliti a 1,23 euro, addirittura 3. Siamo tre per farne tre carrozze che vendono, perché vedo che si sta riempendo troppo velocemente. Nel caso in cui sgorgasse fuori, prenderemo delle multe e ci tolgono dei soldi, perché andremo a sporcare quello che è l'ambiente. Insomma, varie cose stranissime, ma veramente divertenti. Ok, andiamo a vedere anche la talpetta qui. Io direi di soldi ne abbiamo. Andiamo a vedere da questa parte se c'è qualcosa. Andiamo a scavare così, perché le talpine ci stanno mettendo un po', non so, io penso da questa parte potrebbe esserci qualcosa di buono, potrebbe teoricamente. Certo, spostarsi con la trivella non è il modo più economico di farlo, nella maniera più assoluta, però vorrei non rimanere senza pozzi petroliferi, perché altrimenti son cavoli. Andiamo a vedere se ci sono altre talpette, queste talpettine, via. Vediamo un po' se riusciamo a trovare altro, ragazzi, che qui è veramente la cosa è abbastanza. Via, andiamo a vedere di qua se c'è qualche altra cosa. Speriamo. Oh, io fermo. Un qualcosa abbiamo trovato qui, mi sa. Andiamo a vedere. Oh, benissimo, direi benissimo, ragazzi, eh. Ne abbiamo trovato un'altra. Molto 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 bene. Molto molto bene. Ok, stiamo attenti qui. Quindi a 29 assolutamente non voglio vendere più il petrolio da questa parte, lo venderemo da quest'altra. Ok, anzi mettiamone 4 addirittura, per cercare di svuotare il più velocemente possibile. Anzi, facciamo così, chiudiamo, aspettiamo che salgono i prezzi, chiudiamo completamente quello che è la nostra vendita di petrolio, e vedete che i prezzi saliranno, perché loro non stanno acquistando più niente, e quindi è un po' rischiosa questa cosa, però possiamo immagazzinare il nostro petrolio, che sta per scoppiare tutto molto male. Ecco, adesso iniziamo a vendere da questa parte, è meglio secondo me, altrimenti qua perdiamo tutti i soldi. Settembre, beh, ottobre, novembre, dicembre, 3 mesi, ragazzi, dobbiamo cercare di vendere tutto il possibile, perché sennò è un vero disastro. Abbiamo 5 carrozze, che è una deve andare comunque a prelevare il petrolio, sennò diventa un disastro. Ok, cerchiamo di guadagnare il più possibile nell'ultimo stand qui, nell'ultimo mese, negli ultimi mesi, perché dobbiamo. Poi ci sarà una statistica dove andiamo a vedere un attimino cosa abbiamo guadagnato, cosa abbiamo speso, se siamo stati bravi o meno, e quindi andiamo a vedere un attimino. Da questa parte non c'è niente, maledizione, $291. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro da questa parte. Niente, non riesco proprio a trovare nient'altro. Mettiamoci un'altra talpettina. Niente, ragazzi, Oh, che fortuna, mi sa che abbiamo trovato qualcosa. No, forse no, proprio no. Ce n'era uno, ma è stato completamente svuotato. E 2000 di... Niente, da quest'altra parte. Fermiamo la Rightings e vediamo da quest'altra parte, perché direi, secondo me, è sicuramente molto molto meglio. Ottobre, dai, velocissimi, cerchiamo di vendere il più possibile, così guadagniamo. E qui, ragazzi, vediamo di usare un rabdomante, magari riesce con il suo ingegno a trovare qualcosa, perché non riesco nella maniera più assoluta a trovare niente. Questa partita è stata un po' così. Qualcosa dice di sì, ma io qui già c'ho qualcosa, Vabbè, vogliamo andare avanti? Vediamo un po' se ci dà ragione questo provolone. Magari c'è qualcos'altro qui sotto. Direi è veramente strana la cosa, Abbiamo 5 carrozze al momento. Niente, non abbiamo trovato niente.
non riusciamo a trovare dove sono gli altri pozzi odoriferi. Abbiamo trovato bene 1, 2, 3, 4. Magari ce n'è un altro, chissà, filato dove. Andiamo un po' qua. Che peccato, non riusciamo proprio. Non si riesce a trovare un bel niente. C'è un'altra. Dobbiamo usare questo. Ecco, guarda, giusto per farvi vedere come funziona. Eccolo qui, eccolo qui. Siamo stati fortunati. Ok, ok, ok. Direi veramente ottimo. Ne abbiamo trovato un altro. Con, avete visto il radar come è figo. Però costa un botto di denaro, ragazzi. Ma un botto di denaro che non potete immaginare. Allora, 61 centesimi. Fermiamo tutti e 5 di qua. E andiamo a vendere nella Right Inch. Perché 5. Qualcuno deve andare in strada. 4. Forse possiamo permetterci anche un altro cavallo adesso, in modo che due vanno a estrarre e gli altri penseranno a vendere tutto quello che possono fare. Benissimo, abbiamo 4.900 dollari, quasi 5.000 dollari, siamo a novembre, è quasi l'ultimo mese, dicembre ragazzi, direi, infatti la musichetta cambia e stiamo facendo il possibile ragazzi per... Perché io direi di vendere, di svuotare tutte le nostre riserve. Andate velocissimi, andate velocissimi. Vediamo un po', facciamo 3 estraggono e 3 vendono, forse ce la facciamo. Facciamo tutto il possibile per cercare di massimizzare i profitti. Abbiamo trovato la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5 pozzi. Non so quante ne possono essere, 5 pozzi sono abbastanza, diciamo, quindi vediamo un attimino. 3 stanno vendendo, a questo punto 4 iniziano a vendere il tutto. Forza ragazzi, siamo quasi a 6.000 dollari, che potrebbe essere un buon punteggio tutto sommato. Ok, negli ultimi giorni non estrarremo, andiamo 5, soltanto uno per estrarre, tutti quanti che portano e vendono, dai vendiamo, cerchiamo di massimizzare i profitti. È uno spasso, beh, veramente divertente ragazzi, è molto molto divertente. Questo fa capire, ecco è finito, praticamente adesso viene mostrata tutta la mappa, guardate che bravi. Guardate quando ci siamo andati vicini. Era il pozzo petrolifero più grosso e l'abbiamo purtroppo cannato. Allora, utili 13.000 dollari, non so, spese 7.000 dollari, profitto 6.000. Va bene, allora andiamo a vedere il grafico, guardate com'è bello, c'è stata una crescita, guardate, fa vedere, praticamente siamo partiti da 2.000, abbiamo investito moltissimo, poi siamo iniziati a guadagnare le riserve, le fuoriuscite, i soldi, va bene, gli utili, molto più grandi di quello delle le spese e gli utili, vediamo, quindi tutto sommato abbiamo guadagnato, abbiamo superato questo che era il nostro obiettivo, quindi gli utili sono stati di più, diciamo, delle... Beh, no, in realtà no, il profitto, gli utili, noi sarebbe il tutto. Quindi no, le spese, ragazzi, una merda, siamo andati. Per poco non ci abbiamo fatto, abbiamo speso più del profitto, cioè, quindi abbiamo chiuso come società. Questa è l'azienda di sinistra, l'azienda di destra. Quell'oscillazione era praticamente il prezzo, l'oscillazione del prezzo. È troppo bello, ragazzi. Ecco, all'inizio quanti barili abbiamo venduto. Sulla quella di sinistra 6.947, di cui 8.050 su quella di destra, le spese. Qui viene, guardate, abbiamo speso, in effetti questo è stato l'errore, lo fa capire il grafico. Abbiamo speso troppo nei tubi, nella trivella, abbiamo fatto troppo, dobbiamo usare qualche altra cosa. I carri, 900 dollari di carri, 315 dollari per lo scanner, i rabdomanti 2, quindi 200 dollari, 1.400 euro di tappe, tantissimo, i silo 250 dollari e poi le perforatrici 700 dollari. Ragazzi, questo ti permette anche di fare lo screenshot. Questo è Turmoil, ragazzi, Turmoil veramente carino, un gioco piccolino, un gioco che ti fa passare il tempo, un gioco divertente e più profondo di quello che uno può immaginare. Con questo è tutto, un genio in tutto e Talibani napoletani vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao. Ma prima di chiudere, ditemi cosa ne pensate di questi giochi così piccoli ma così ben pensati, così divertenti. Ciao ciao ragazzi.